Prima o poi registrerò su TikTok avvalendomi. Ebbene, amici, fate la comune, scusate. L'incipit vuol così perché questo è il mood del farò. Da dicevo, registrerò su TikTok con qualche trucco speciale, effetto particolare, mei ignudato, come direbbero in Toscana, ignudo di nudato, di tutto, che se vuoi così, qua anche un po' romanesco. Allora, Bafobib, silenzio innocente. Basta con questi film. Io vedi tutti i film alla vostra. Questa è l'ottantesima, c'è stata l'81esima, è uscito questo Wolves, Lupi Solitari, non è un grande film, neanche brutto, bello. È bello o brutto? Ma no, non si sa. È come il falò. Un tipo atipico, un topo da biblioteca, un uomo amante delle toppe e delle topoline, meglio se topolone. Ci vuole un accrescitivo, avete capito, no? Tutte queste disquisizioni futili di gente che s'accapiglia, mette su compagnie di critici improvvisati e improvvisano queste conferenze in cui dissertano del nuovo Joker, vanno a parare su Scorsese, a chi mi sto riferendo, su chi voglio andare a parare, a sparlare, ecco. Poi, allora. Senza la F, allora. Francesco, allora. La F ci vuole davanti a Francesco. Ha ragione, l'ultimo film di Scorsese, La rottura di Maroni, come quella del falò di stamane, stamattina, o anche stamane, che dir si voglia, con questa mano non riuscivo a prendere la sigaretta. In passato io non uscivo. Perfetto, perfetto fu. Non uscì, è remoto, nel passato. Comunque, sempre di passato parliamo. In passato. In passato non uscì, più che altro la gente voleva chiudermi, richiudermi. E appena mi esternavo, la gente mi inibiva e vuole ancora inibirmi, ma io sono disinibito e in questo Come stare farò 4, già disponibile. In Kindle o Candle, che dir si voglia, ecco, mi sono scatenato. Il mio editor, che ha avuto pochissimo da correggere, mi ha fatto i complimenti, solo 30, forse 33 gli anni di Cristo, errore Stefano, o Cristo, quasi 200 pagine, sì, formato tascabile, sarà in cartaceo, 12x18, Garamond, il carattere, il mio carattere è irascibile, non può essere Garamond. Voi che continuate con queste gare, voi che non conoscete il mondo, uomini che c'è, Garamond, gare, mondo, uomini immondi, uomini che definite questo Joker un'immondizia, una monnezza, fate olezzo, ribrezzo, non me la passo bene, no, sto di rabbia e ruttando, lo stavo ruttando, perché ho mangiato un cheeseburger con delle buone patatine e la maionese. Nella vita, come sostiene il grande Al Pacino di Scent of a Woman, che comunque è un bel film, secondo me anche migliore dell'originale, sì, la sceneggiatura è dello stesso writer. Sceneggiatore, non volevo essere un po' ripetitivo, la sceneggiatura, sceneggiatore, di quello di qualcuno con lo sonnito di cuculo, questa è l'esatta pronuncia, non cuculo. A volte la mia scrittura può risultare, diciamo, poco digeribile, alcuni dicono che faccia cagare, no, fa, non si usa il congiuntivo. Allora, che facci? Qui ci vuole fantozzi, 37, che è il terzo fantozzi, come si chiama? È una saga con questi sottotitoli, come Joker proprio, no? Non Fantozzi 1, Fantozzi 2, il secondo tragico Fantozzi. Uomini da Luciano Salce, uomini da salse come ketchup, oppure che ballate la salsa con una donna che ama i balli latinoamericani meglio se con quelli belli, perché voi siete brutti. Quindi non abbruttite, ma è transitivo e intransitivo a bruttire.
non deturpate, deturpare non c'è dubbio che sia transitivo, il farò, che è un uomo dubbioso a volte, quando scrive le recensioni le pondera, si pone degli scrupoli morali, mentre essendo questi qua che si danno al turpiloquio e fa Lady Gaga, mandassero a fa'culo, no. Qui sono volgare anch'io, si può dire anche prosaico, ma non sono farisaico, al massimo sono frotico. Allora, guardi, sta sigaretta, ecco. Sono neurotico. Ecco, stamattina ci voleva un tipo come lo sgarbi, commissione patenti, questo qua mi ha fatto una manfrina, è un atto pubblico, lei si è sbagliato, ha cliccato, no? Ha inserito la crocetta sul no, doveva mettere sì. Allora, basta, basta, lì ci voleva Sgarbi. Non nutro particolare simpatia per questo personaggio che si fa intervistare con tutte queste donne che scosciano. Questo che sta con Christopher Lambert, questo si chiama Camilla. Uomini, la vedete, avete bisogno della camomilla, e lui fa l'intellettuale. Capri d'autore, e poi urla, capra, capra, capra. Non sapete quello di cui qui sto parlando, dovete informarvi, come dice la dottor, siete ignoranti. Comunque non vogliamo parlare del grande Christopher Lambert, della sua scopata con Lori Loughlin nel 2013, La Fortezza, le si vede tutto il culo e si vede anche la mezza elezione di Christopher. Non un uomo molto cristologico, salva Marietti. E poi non vogliamo parlare di scacco mortale. Oh, basta, se voglio io mi scacco anche. Oh, uomini, scacco mortale, c'è quella scena proprio con Diane Lane. Christopher se le ha fatte tutte, secondo me ci è andato dentro anche veramente a Simulation Sex in Angliner 3 con Devo Arcare anche quella di Crash. Allora basta con questi discorsi populisti da falliti. I miei? No, di questi qua. Il mondo si divide in due categorie: quelli che stanno sempre a trovare, anche se non gira più quasi un cazzo, come dice Christopher Lambert. Ecco, la patologia visiva, lo scompenso corneale, il cono del falotico, lo strabismo di Venere, perché Christopher è diventato strabico, quando si suol dire, no, lo si dice su quelli che diciamo si masturbano troppo, la masturbatosi, il bisogno dell'oculista, basta, no, bisogna essere oculati, no, e non farsi inculare, quindi non dobbiamo essere inculati. E chi si incula questi? No. Ci sono quelli come Brad Pitt, quelli che sotto Natale o luglio dell'anno gioca a scala 40. Sta vedendo scala 40. Sì, perché volevo fare una battuta. Avete presente la scena di A History of Violence? Quando si incazza proprio Tom Sal e lì con Maria Bello c'è tutto un amplesso sulla scala a 90. Sì, perché la prende e lei capretta. La sodomizza, basta! Oh. Diamoci a Sodoma e Gomorra! Non Gomorra, quel film di Wim Norman, ma non quello di Luc Besson, autore di Leon, The Professional, con grande Jean Reno, Leon Jean Reno, Jean Reno che mi donna Reno, era un amico, BMW, in Juanin, by John Fackenheimer, con Robert De Niro, presente anche Mission Impossible di Mario Varna, non sapete un cazzo. Io posso permettermi di andare in giro, di essere preso in giro perché la gente lo capisce. E allora annienta tutti i miei ricordi, no? Tutto il mio passato, tutto il mio vissuto, mi vede così solo, solo come un cane che fuma. Ma avete visto, quello è matto. Ma tu sei diplomato, sei laureato, che studi hai fatto? Ma che cazzo me ne frega, basta che farò, scriva cose che possono stupirmi, scandalizzare. Dice il mio editor, non ti sei scioccato quando hai letto? Potete leggere l'estratto, miratti e comprare, e poi ci sarà la versione cartacea, la versione recitata con tutte le intonazioni, inflessioni, cadenze di quest'uomo decadente. E farò su audio, però bisogna aspettare 5-6 mesi. Oh. Per riprendere sta patente, devo aspettare una decina di giorni. Oh. Basta, adesso voglio anche andare al mio dire, facevo solo così, si faceva genio, era anche un terrone, dai. Oh. Affanculo la cenere. Oh. E ne vogliamo parlare delle cene di Angela? Oh. Le cene di Angela? Sì, perché
Una donna di nome Angela aveva un marito. Rimase bruciata, sì, andava in macchina, scoppia la macchina, come nell'incipit di Casinò di Scorsese. Però lì si salvò De Niro alias Sam Ace Rossi, detto Ace Asso, mentre questo purtroppo morì. Quindi il forno crematorio fu cremato, adesso le cene di Angela. Grande libro, grande filmato di Alan Bach. Torniamo al grande Bob De Niro di Angela Hart, Ascensore per l'inferno, sempre di Alan Bach. Quello di Fuga di mezzanotte, uno viene incastrato, sì, per una sciocchezza, dai, e poi va sul calvario come Bronson. Ciao, Bronson. No, oh, ci vuole un giustiziere della notte, no, Bronson, Tom Hardy, no, il film di Nicholas Winding Refn, autore di Drive, da un Taxi Driver, naturalmente, che è un driver imprendibile, di Walter Hill, quando vuole il falò. Insomma, questi qua li asfalta proprio, fa il culo, stavo bruciando, ecco. Allora, brucerai dall'inferno, vi ricordate? Bob De Niro se ne sta con la gamba accavallata, i capelli tutti professionalmente crescono. Beh, prima portare il codile da Roberto Baggio. Ma chi sei? Ah, lui sì, fra un botton, mi chiedo, congela di vetro. Poi De Niro è stato anche Luis Gara, quello ha un altro ritornato, che subito lì era arrivato, dopo 3 minuti, 3 minutes later, no? Jackie Brown, complice il fondo, vabbè. Voi, dopo 30 secondi, siete troppo arrabbiati, diciamo, per dirlo a Harry Norberti. Le iaculazio precox, e poi ci sono anche quelli precoci, ad affidare patenti, al falò, patente lì, no, la patente di malati di demenze precox, si capisce, la cosiddetta schizofrenia. No, attenzione, vedete, qui ho sbagliato nella dizione. Avete mai visto un film? No? Nel film il doppiaggio deve essere perfetto. Schizofrenia, un po' come lo zucchero. Invece voglio una mano. Una mano è come Mefistofele, un nome troppo romantico. Ma questo è un incrocio però fra il più grande Negro Hulk, che fumava come un turco, sì, Harry Angel, perché l'investigatore, no? Deve essere un tipo un po' Humphrey Bogart, un tipo misterioso, in una storia mystery thriller, e poi ascendere lì, sale invece con Lise Bonet, in una scena non censurata, sì, prima fu tagliata, e lì è, ci dava, signor Mickey. Fumava come un turco, insomma, un uomo viziato, vizioso, caloroso, o se, che fa rima con Otis Carré, quella di Orchidea Selvaggia, White Rock, Orchid. Di chi è? Del famoso Zalman Kid. Mentre 9 settimane e mezzo è di Adrian Lyne, autore anche di Allucinazione perversa. Con Tim Robbins. Allora, uomini, Mick Rourke in Barfly invece beveva, ma non aveva la patente, altrimenti l'avrebbero fermato per guida in stato d'ebbrezza. Comunque lì fu ebbro d'amore nei confronti della maledetta Fida, sempre maledetta, dai tempi di Chinatown. Ricordate questa donna giusto stuprata, il personaggio interpretato da John Huston, regista di Fuga per la vittoria. Allora, basta, tutti dentro alla voglia, rilascio lo scontrino fiscale. Leggiamo il commissario Falò. Così, a caso qui in casa. Qui andai a parlare anche su un grande Nicolas Cage, che ha lavorato per la Parker, sì, quello di Le Ali della Libertà, poi ha prodotto The Life of David Gale con Kevin Spacey e Kate Winslet. Annate nelle quali Nick imperversò e particolarmente cementò la sua stella da sempre più in ascesa. Poi di colpo, sfortunatamente per lui, comunque c'è il grande Cameron, che sì, che tornare indietro. No, ritorno di Nick, lo vedremo in Madden, film di Jack Russell, chissà. Lo vedremo in questo Spider-Man noir. Un Peter Parker in vecchietta, un po' ascè, lo vedremo in Long Legs. Voi a condurre queste vite in cui parlate di cinema
come baccalà, vedrete, sì. In quei video, panel, conference, tutte queste donne, giornaliste, con a proposito del silenzio dell'innocente, allora, però mentite, ma dite la verità che vi siete sparati un pippone. Non succede nulla, anche perché il mio editor, poi taglierò qualcosa con l'editor, però di YouTube, se mi sono un po' impappinato, ha detto: Stefano, hai 45 anni, non mi scandalizzo, perché in questo commissario fanno 4. Ci ho dato dentro proprio, diciamo, proiettando, vergando, da uomo verista a Giovanni Verga, tutto, diciamo, tutto. Ma la voglia, ah, quando ti prendo le voglie. Allora, c'è chi le concretizza, c'è chi le verga, le vergherà. C'è chi, leggendo questo libro, ci può arrivare, chi non arriva proprio, manca la voglia. Vabbè, con la moglie si capisce, racchia, quindi vanno gli altri, tutti dentro la moglie che lasciano scondere. A Fiorita, nonostante il suo immarcescibile sacanobismo da fesso, no? Da indefesso workaholic. Si chiama workaholic, è uno che lavora sotto un effetto alcolico. Workaholic è, diciamo, pensiamo a Frank Pierce, Ringard Dare, sceneggiato Paul Schreiber, non confondere, cioè il taxi driver, confondere con Piper Schreiber. Quello di Malfoy. You understand? You understand? Ecco, faccio un po' come Matt McCloney, citato, no? Sarà citato il suo personaggio Rascal, True Detective, bellissima prima stagione. Io me la sparo sempre. Come spari qualche sega su quella scena, dice una sodomia con Michelle Monaghan. Ok, instancabile. Oggettivamente al momento, se non spenta, si perlomeno assai appannata. Sì. E basta, no? Dare voce a queste persone che a proprio appannaggio appannano, vogliono appannare. Questo gioco follia deve. Adesso fai tu. Ah, a me è piaciuto. Mi è piaciuto. Sto sigaretto, però come cazzo le fanno? E te lo sento super fantastico. Come cazzo le fanno questi ghigliottini? Oh. Grande Luca Merenda, chi non lo conosce, l'ho conosciuto io. Luca Merenda, cioè Luke Olaki, è un uomo fortunato, ma ci sono i grandi bastards. Basta adesso con queste stronzate, no, no, quelli ci danno con le stronze, con le stronzone, con le stronzette, sono dei troioni. E poi fanno colazione, fanno merenda, abbiamo detto. Lucky Merenda, no, Luke, vabbè, Luke, grande Bob De Niro quando ammazza il vicino, Luke, Eldar O'Kane, non confondo con L.U.C. Comunque, un vicino di casa, sì, si chiama Luke, la gente voleva chiuderlo, no? E poi gettarmi la chiave, dopo avermi seppellito vivo con tanto di Lucchetto, Lucchetto, pensi già vivo, di Luke. Poi avevo anche Lucchetta, con una C o due, grande pallavolista. Ma quei capelli a spazzolo sembrava Dolph Lundgren di Rocky 4, la regia di Stallone, dopo il primo di John C. Ellis, quello di Karate Kid, ma anche di quel film con Jack Lemmon. Jack Lemmon, Lemon Tree, poi abbiamo i Trigoni. Abbiamo gli uomini di nuovo, qui sono metaforico, al timone della propria vita. Abbiamo i cafoni, abbiamo i tromboni, abbiamo anche i trombettisti, abbiamo gli artisti, abbiamo i trombettieri, solo di trombettista, trombettiere. Ma abbiamo i barzellettieri, abbiamo Arthur Fleck, abbiamo Arthur Fonzarelli, abbiamo Fonzi, abbiamo le patatine con formaggio, Fonzis. Abbiamo anche i bolognesi, sì, bolognesi, quelli di Bologna, poi ci sono i torinesi, quelli di Torino, ci sono i baresi, quelli di Bari, poi ci sono quelli che lavorano al bar,
che siano di Bari, di Torino, di Bologna, sempre baristi si chiamano. Poi c'è anche chi bara, chi finisce nella bara. Sì, sì. Quindi non barate, che siate baresi, baristi o bari. Qui non si bara. Lei ha sbarrato, vedete, per fortuna ha detto sbarrato, questo qui della commissione, avesse detto lei ha sbarrato, poi, veramente, sulla crocetta, che non ho messo, nello spazio, e lì va sbarrato, nello spazio, tutto, il falò è schizzerà ancora, ma dico, che voleva tagliare l'uccello? No. L'uccello deve essere pimpante, pompante e appunto schizzante, ovviamente. Non fatemi essere ripetitivo, bisogna ripetere. Voi meritate ripetizioni. Dicevo, i fornatori, la di Masters, chiamano così, insomma, dei bastardi fortunati. Colazione, non soffrono di colazione precoce, o se ne soffrono, tutto viene tagliato in fasi di montaggio, poi si riprende dopo, con tutta la monta, e poi rimonta. C'è tutto l'editor, non l'editing. Uomini, io sono anche un grande esperto, naturalmente, di cinema pornografico, non mi faccio mancare niente. Conosco tutte le più grandi attrici da primo Oscar, no? Oscar del porno. Poi abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Abbiamo la Academy Award. Abbiamo lo zio Oscar, ma anche lo zio Marti, Marti Scorsese. Abbiamo anche, avevo quella pubblicità, no? Zio Marti con la Y, no? No Martini, no Martin. Poi abbiamo George Clooney, un bel po'. È un po' c'è adesso. Meglio per Pitt. Comunque non sono ricchione, no. Non sono sono il commissario vecchio. Mi frecchia un profumato. E ti faccio un culo così. Commissario naturalmente è uno di una categoria. Può stare tutto il giorno con la gamba cavallata, aprire la finestra e prendere le cavallette. Mentre questi, che guardano fra l'altro le donne con le gambe accavallate, sì. Ma quali donne che lì in prima fila, tutti dei nervi vanno a vedere questi bambagioni, dai. E si infogliano, ha ragione lui, figli Scorsese, a me era piaciuto. Che palle, ma non ce ne frega un cazzo, che a quello sia piaciuto, a quello no. Ma che sono queste perdite di tempo, eh? Per qualche visualizzazione, per la monetizzazione. Ma che cosa rimarrà, diciamo, che cosa tramanderà nei post? E anche i posteriori? Lo devono ricevere nel posteriore? Ma un giorno realizzeranno un film sulla storia della mia vita, una non vita. Nosferatu 7. Il re vivo. Il non morto. Sarò immortale, infatti. E campeggerò in un poster così, una faccia lugubre, non sferato, poi si invogliano, già si eccitano questo, non sferato, non perché è questo, ma che non c'è altro, eh? Quel The Wish lì è tutto scoppiazzetto, da Berman, Dreyer, poi quello che confondo Michael Fassbender con Ryan Weller Fassbender, mi confondo anch'io, poi Werner Herzog con il Verde Brevo, che c'è? Comunque il più grande Bologna, ma questo non è tanto di Bologna, è un ibrido. 5 novembre, 21, qui allo stadio Renato Dall'Era, giocherà contro il Monaco. Ma la U, va accendatelo, come farò? E allora tutti a tifare, ma sì, 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 perché? Tutti questi che si danno soltanto al cinema, soltanto alla musica, soltanto alla letteratura, soltanto all'attualità, soltanto alla... cioè a tutto, questi tuttologi della minchia non si danno mai a qualcosa di veramente eversivo come gioco, no, di evasivo. Io mi do, diciamo, anche al diversivo, cerco di diversificare il tutto, di essere io stesso diverso, per fortuna. E poi quando esagero, quando sono troppo sboccato, mi pulisco l'acqua col sapone e anche col detersivo. Va.
Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà, e a forza di parlare cazzeggia. La sua vita se ne sta oramai per andare, c'è chi dice no, forse il faraone, c'è chi dice no, io non ci sto. Tanta gente convinta che ci sia, non c'è due senza tre, la terza. Ora voglio imitare invece il grande Nick Cage di Wild at Heart, quando è particolarmente nervoso, no? Con due sigarette. Molti di questi critici assomigliano al grande Bobby Pearl, non Piero Pelù, Bobby Pearl, senza l'accento sulla U. Wonderful. Comunque, il falò assomiglia un po' a quel commissario, quello di Beetlejuice, Beetlejuice, no? Un commissario, diciamo. Avete visto la testa qui, tutta circoncisa? E poi gli prendono questi attimi proprio da falò delle vanità, può fare dei vermi, bel film, sottovalutato il Brande Palma, disconosciuto dallo stesso Brande Palma. Questo piano sequenza, con Bruce Willis, naturalmente prima che si ammalasse di demenza, Wolf Jackson, poi abbiamo avuto anche il grande Michael Jackson, mi era pedofilo veramente, non date retta a Ricky Gervais, dice stronzate. Sono più bravo io come comico. Il grande Wolf Jackson. Poi a proposito di Walter Hill, noi abbiamo parlato di quel villain, no? Di Streets of Fire. Con Michael Parebbe. Ah, affanculo. Com'è che fa Wolf Jackson? Si medesima molto lì, no? In Humphrey Bogart, in James Caan di Marlowe. Omicidio a Pluto Springs. Come sono venuto bene? Sono venuto bene? Adesso voglio un po' a Jim Carrey di Dark Crimes. L'avete visto? Aveva capito tutto, come in Mietes. Io ho capito tutto. Come finisce il signor Jim Carrey? Incontra una stronza di merda, interpretata da Shamo di Facebook. Aveva capito tutto. E beve, beve, si beve tutto e viene avvelenato. D'altronde c'è chi è il genius pop che non ha assolutamente coscienza di sé e chi e parla, ma sono queste tra una cosa e l'altra, tranne un po' più giovane, hanno già 50 anni, 51, hanno poco guagliato, e secondo me hanno anche poco, e ho detto tutto. Il grande Peppino De Filippo, questa non vuole essere una filippica. Comunque uomini che ancora seguono, ma c'è ancora, è morta, non è morta. Dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo, marito. Sì, a livello burocratico il marito, perché doveva fare Maurizio. Maria De Filippi, uomini e donne, poi abbiamo i tronisti, abbiamo, ci sono gli artisti, c'è chi troneggia, c'è chi cazzeggia, io me lo posso permettere. Gli altri no. Gli altri devono soccorrere, devono essere dei dipendenti statali, uomini fantasiani. Invece il falò è splendido, splendente quando è veramente deficiente, quando si adatta alla gente, si ingrigisce, si intristisce, si malinconisce e ancora di più poltrisce. Capisce? No, non avete capito un cazzo di questo video, ma fa lo stesso. D'altronde, domani svegliatevi alle 8, bisogna lavorare. Chiaro? Bisogna farsi il culo. Chiariamoci questo aspetto, altrimenti farò, perché i soldi me li date voi. Per comprare? Altrimenti? Come si fa? Non si può. Siete voi quelli che portate avanti questa società. Se a voi piace, a me non è che piace molto. Quindi, mi sto per i cazzi miei, riscuoto quello che devo, anche le offese,
offesa a tutta andata, sei una merda, non ti vergogni, fai schifo, fai cagare, non ti sei ancora sparato, non ti sei imbiccato, che uomini. Forse è meglio quelli che vanno allo stadio, no? Poi ci sono queste donne, siete mai state allo stadio? Ancora andai anni fa, quando c'era Marco Di Vaio, acqua, cerele, prima questo clima molto, diciamo, naturale, molto dolce, leggiato, di quest'acqua effervescente, poi il caffè Borghetti, cioè, poi donne proprio dall'alta borghesia, immagino, no? Viene falciato uno, era rigore, arbitro, si è puttanire, hai visto che gli ha spaccato la gamba, adesso devi prenderlo, devi espellerlo, tagliagli i maroni! Che donne, donne con le palle, sono queste che eccitano gli uomini, no? Si infatti lì c'è tutto un tifo, s'accapigliano, pugni di qua, di là, più è! Madonna, che situazione, che situazione! Che cazzo ha fatto qui? Se sono spende entrambe. Basta un farò. Nel riaccendere di poesia e armonia, diciamo questo mondo che spesso vive di malinconia. Io gigioneggio. Mi piace andare in giro e farmi prendere per il culo. Ah, bellissimo. È bellissimo. Perché gli altri non sanno chi sono, ma io so chi sono loro. Perché sono il commissario. Altrimenti che cazzo di commissario sarei? Affangula, che era puttana da mamma, stavo qua bruciando tutto, ma anche la mia vita. Non lasciatemi bruciare da persone che mi asfissieranno con queste recensioni. La recensione, così, basta stare a parlare. Io sono una sociale, non voglio parlare con nessuno, voglio parlare con me stesso, con voi. Con voi. Se siete arrivati sin qua, in questo video, nella visione di questo video, significa che o c'è stata la derisione dal primo all'ultimo minuto, oppure c'è stata l'ammirazione, oppure stasera eravate annoiati, vi giravano i maroni, il coglione sapevate che cazzo fare e avete visto sta stronzata. Ok? Ok? E quelli che ti dicono, ok, boomer, ma vedi la pigliata da che roba? Boomer, ma hai visto? Eh? Guarda, te prendo, te ne faccio la capa, bella. Con chi sto parlando? Con nessuno. Sono un povero pazzo, vado curato. Come devo fare? Certo, frequenterò un tutor, un educatore calabrese. Fallo da po'. Lo sa che a te lei non fa bene. Non sta proprio bene, ragazzo. Ora, con 5.000 psicofarmaci, ti sente meglio. Come diceva il grande Jack Nicholson, non voglio prendere nessuna sostanza che me la moscia. Quindi non rompete più le palle.